Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi vorrei parlare di un libro che ho finito di leggere veramente pochissimo tempo fa. Di questo libro ne avevo parlato anche nel mio video dedicato al buco lestivo, se non l'avete visto vi lascio il link in descrizione. È un libro sul quale avevo tantissime aspettative, si tratta della Gemella sbagliata di Anne Morgan. È un libro che mi è piaciuto, quindi le aspettative non sono comunque rimaste deluse, ma ci sono dei però e adesso ve ne parlo. Però prima vi racconto un pochino qual è la storia. Si tratta di due gemelle, Helen che è la gemella più forte, la leader, quella che domina, ed Ellie che è invece è quella più sottomessa, più spaventata, più debole, più fragile. Queste due gemelle, pur avendo un carattere così tanto diverso, sono identiche nell'aspetto. E quindi un giorno Helen decide di fare un gioco, ossia quello di scambiarsi le parti. Quindi si mettono una i vestiti dell'altra, si scambiano la pettinatura e cambiano il modo di fare. Quindi Ellen, che era quella molto forte, molto dominante, diventa sottomessa, fa la parte di quella comunque molto timida, molto riservata, molto impacciata, ed Ellie, che invece era quella sottomessa, impacciata, comincia a spadroneggiare, fa la parte di quella molto forte, molto sicura di sé, che comanda. E tutti ci cascano, quindi loro si divertono tantissimo e chi è intorno a loro non si accorge di nulla. Finché a un certo punto il gioco dovrebbe essere finito. Però accade che nel momento in cui le sorelle devono ritornare ognuna nei propri panni e nella propria personalità, Ellie, che fino a quel momento aveva sempre detto di sì, per la prima volta dice di no. E quindi lei non ci sta a ritornare nei suoi veri panni, e quindi a ritornare quella insicura, quella indecisa, quella fragile, quella sottomessa. E rimane fermamente e come dire, con forza nel ruolo invece di Ellen. E Ellen, che fino a quel momento era stata la più forte, non riesce assolutamente a fare nulla per riprendersi la sua vita e la sua personalità. E questo va avanti, non riesce assolutamente a rimettere le cose a posto. La cosa molto particolare di questa ragazza, di questa bambina, è che fino al giorno prima lei era sempre stata forte, era sempre stata molto sicura di sé, molto capace anche a scuola. Il fatto di non riuscire a riprendersi il suo nome, i suoi vestiti, la sua vita, la sua parte, fa sì che lei cominci anche dal punto di vista della personalità ad essere come era Ellie, la sorella, quindi fragile, non riesce in qualche modo ad avere delle amicizie, non riesce a imporsi sulle cose, non riesce nemmeno più ad essere brava nelle materie scolastiche nelle quali fino a quel momento era sempre stata molto brava. Quindi a me questa parte del libro mi ha colpito molto perché non è più solo uno scambio di vestiti e di pettinatura, ma proprio uno scambio di vita e di personalità, perché questa bambina non riesce assolutamente a ritornare nei suoi veri panni, quindi questa parte in qualche modo le rimane incollata come un'etichetta e non riesce a scrollarsela di dosso. Questo libro è strutturato in un modo un po' particolare, ossia i capitoli si alternano, c'è un capitolo che riguarda il passato, quindi racconta l'infanzia delle gemelle, fino ad arrivare comunque poi anche all'età dell'adolescenza, all'età adulta, quindi va avanti in questo senso, e poi c'è un altro capitolo, cioè il capitolo successivo. È sempre dedicato invece al presente, quindi quello che accade nel presente nella vita delle protagoniste. Subito all'inizio del libro, quindi proprio il primo capitolo o se non il secondo, accade che la sorella, quella la vera Ellen, ma che tutti ormai credono sia Ellie, riceve una telefonata da parte della madre che le dice che la sorella è entrata in coma. E questo non è uno spoiler perché accade proprio all'inizio del libro, quindi nelle primissime pagine. Questo la porterà ad avere di nuovo dei contatti in qualche modo con la famiglia, con il marito della sorella, insomma, e quindi poi ci saranno dei vissuti emozionali un po' particolari, che non vi svelo perché comunque non vi voglio svelare troppi dati di questo libro. E insomma, c'è questa alternanza di capitoli e da una parte è una cosa che all'inizio mi ha un pochino spaesata perché non riuscivo bene a seguire il filo della storia, soprattutto nei primi capitoli perché non capivo bene
quello che stava accadendo, diciamo, nel presente. Mi mancavano ancora un pochino i personaggi, quindi ho fatto un po' fatica io, però poi devo dire che andando avanti nel libro l'ho trovata un'ottima strategia quella di strutturare il libro in questo modo, perché consente di seguire la storia attuale delle persone, ma anche di capire come sono arrivate a determinate situazioni, ripercorrendo poi tutto il passato. Quindi tutto sommato è una cosa che all'inizio non mi è piaciuta tanto, ma poi l'ho apprezzata. Quello che vi dicevo prima, ci sono dei però. Dunque, i primi però è che secondo me ci sono alcune parti che sono un pochino scontate. Nel senso che questa è un'idea molto originale, secondo me. Però ci sono alcune parti del libro che secondo il mio gusto personale potevano essere strutturate con più originalità, perché alcune cose sono proprio scontate banali. Ora io non vi dico quali di preciso perché non vi voglio togliere il piacere di leggerlo, però insomma poi leggendolo forse potrete capire a quali mi riferisco. E l'altra cosa che mi ha lasciato un pochino così è stato il finale. Ovviamente il finale non ve lo svelo, quindi non vi posso dire quali parti particolari del finale mi abbiano lasciato un po' così. Però devo dire che me lo aspettavo un po' diverso, sono rimasta un po', cioè non ho ancora capito se mi può andare bene un finale del genere oppure se proprio non mi va, perché è un finale un po' particolare che insomma a me ha lasciato un po' così, quindi tutto sommato un bel libro, una bella storia, una bella idea, scritto bene, molto scorrevole perché comunque io l'ho letto abbastanza velocemente, l'ho letto con molto piacere. Però diciamo che ci sono delle parti che mi hanno lasciato un po' così. Quindi sicuramente nel complesso do un buon voto a questo libro e ve lo consiglio. Ma non do il massimo dei voti. Diciamo che insomma non voglio dare un voto in numero perché insomma vabbè non è carino. Però ci sono delle riserve che sono appunto quelle che vi dicevo. Però insomma nell'insieme è un libro che potete leggere, insomma, tranquillamente perché tutto sommato è un buon thriller. Però, insomma, ci sono un pochino di punti che, come vi dicevo, mi hanno un po' lasciata perplessa. Ok, ragazzi, mi fermo perché non voglio che il video diventi troppo lungo. Insomma, leggetelo perché merita sicuramente una possibilità. E poi se vi va, magari se lo avete letto o quando l'avrete letto, commentate il video così vedo anche cosa ne pensate voi, se vi è piaciuto o meno. Vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, buona serata, ragazzi!